Il vento porta le nuvole dal mare. Devi avere pazienza. Dice che ci sono delle regole, che le regole valgono per tutti. Questo è giusto. Stai imparando a conoscerli. Io sono pronto. Dai, dai. Hai saltato tutta la preparazione. Col cazzo, ho giocato a New York. Sto in forma perfetta, non c'ho un filo di grasso. Beh, vuole dimostrare a tutti che non ci sono dei privilegiati. Ma quello non capisce un cazzo, si capisce benissimo guardandolo in faccia. No, guarda, consiglio un bravo allenatore, vedrai. Sono aironi cinerini. Migrano verso l'Africa a settembre. Passano di qua tutte le sere. A quest'ora. Non mi ha neanche convocato per la partita con l'Armas. Quando? Oggi. Come oggi? Adesso! Stanno giocando adesso! E tu? E io l'ho mandato a fare il culo! Me ne sono andato. Sbagliato, scusa. No, tu lo sai, io per te ho giocato anche con la febbre, con un piede rotto. Me lo ricordo. Ecco, e adesso mi devi chiedere scusa. Una cazzo di amichevole, e lui non mi convoca, con l'Armas. Deve fare esperienza. E con me la deve fare questa cazzo di esperienza? Aiutalo. Si fotta, mi deve chiedere scusa. Perché non lo chiami tu? Io? No, io non lo dico. Ma perché? Ma perché non mi guarda? Dai, se quello comincia così, poi tutti i suoi soldatini cominceranno a prendermi in giro. Io lo so, tu sei arrabbiato, fai bene, sto dalla tua parte. Io fossi in te, la società la lascerei nella merda. Ma guarda, questa è una cosa che ho deciso io. Cazzate! L'ho deciso io. Ma dai! Sono stato male e non mi va più. Va bene, ma tu ci vai a passare i tuoi giorni così, con la canna da pesca in mano, sono 3 mesi, non prendi un pesce, dai! Con la copertina come se fossi un vecchio! Sì, io mi ci vedo. Ma mi dispiace per te, allora, guarda, mi dispiace per te. Una volta, durante la guerra, in Jugoslavia, guidavo una jeep. C'era la nebbia, non si vedeva niente, non si vedeva a mezzo metro. Ogni tanto io mi fermavo, scendevo, perché volevo sentire la strada con i piedi, capisci? E così a un certo punto mi sono fermato, sono sceso. I miei compagni mi dicevano, ma dove vai? E mi sono accorto che a 2 metri da noi avevano fatto saltare la strada. Sì, c'era un buco di 50 metri. Altri 2 metri e saremmo sprofondati. Che cazzo c'entra? C'entra che smetto, Giorgio. No, dai, per favore, Tom, te sei come me, Tu ci saresti morto sul campo, sei il primo a arrivare, l'ultimo ad andartene, sai perché? Perché tu vuoi essere considerato il più bravo e adesso stai qua a guardare gli aironi, i fischierini e aspettare la domenica per comprare i pasticcini. Questo programma mi piace. Ma va, 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 va. Oh. Vai a Roma, Giorgio. Vai da Corsini. Chiedigli scusa. Col cazzo. Solo così avrai il suo rispetto. Da quello appena arrivato già pretende di comandare. È l'allenatore della Lazio. Ma secondo me non dura 2 mesi. E tu aiutalo. Ma come l'aiuto? Come? Se non mi fa giocare! Non creargli problemi. Fai in modo che lui non possa dire che Naglia fa quello che gli pare e piace. Fai vedere che uomo sei. Ma quello non è capace neanche di pulirmi gli scarpini. Lui non lo sa. Io ho mandato a fare il culo Valcareggi in Mondovisione. E lui cosa fa? Mi tiene fuori. In un amichevole. Con l'Armas! Con l'Armas?
Vedrai che quando verranno le partite vere sarai al posto tuo come sempre. Vorrei vedere. Vai lì. Vai a Roma e dimostragli che sei un leader. Io non devo dimostrare un cazzo a nessuno. Questo lo sappiamo io e te. Beh. Lui deve ancora imparare. E io lo faccio imparare a calci nel culo. Allora, lo chiamo! No, non lo chiamo, che gli dico? Vai a Roma e fagli capire che senza di te non si va da nessuna parte. Ma questo è sicuro da nessuna parte. Il calcio è una cosa semplice. C'è un pallone e ci sono 11 giocatori da una parte e 11 giocatori da un'altra parte. Quelli bravi giocano, quelli non bravi non giocano. Chiunque alleni una squadra di calcio, questo lo sa. Ma quello non sa niente, te lo dico io. Bella questa storia dei canarini. Ai ruoli cinerini. Poi, dov'è che vanno? In Africa. Bravo! Sono furbi, vanno al caldo. Ci avessi io qua il mio Winchester, gli scalderei il culo, altro che altro. Sono buoni i canarini da mangiare.